Alla fine di questo bellissimo primo tempo siete arrivati ai quarti contro i Paris Saint-Germain, ma la squadra che comunque era al di sotto di voi in classifica, ma che comunque è una mina vagante. State giocando molto bene, tu come al solito leader difensivo, diciamo che invece contro i tuoi compagni quando fanno cose non normali sotto porta. Cosa ne pensi di questo primo tempo? No, abbiamo giocato bene, stiamo giocando bene, dobbiamo cercare comunque di continuare a fare quello e chiudere la partita, così possiamo accedere in seconda parte. Ok, che cosa ti aspetti dal secondo tempo? La stessa cosa del primo, speriamo di non abbassare i ritmi e continuare a fare. Va bene, ti auguro in bocca al lupo. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Siamo qui con Francesco Vallone al termine di questa bellissima partita, poi si è unito Paolo Caccavale che non c'entra niente, spero che perda. Allora, siamo qui alla fine di questa partita, ai quarti di finale con, tra Luterani e Paris Manuneis. Loro erano una grande, una mina vagante, voi siete riusciti comunque a portare il risultato a casa, hai anche segnato un gol. Difesa perfetta, che cosa ne pensi di questa partita? No, sapevamo che loro erano una squadra, comunque anche se è arrivata ottava, diciamo era una classifica che mentiva il loro, celava il loro vero valore, perché comunque loro tecnicamente erano molto validi, infatti ci hanno messo in difficoltà più e più volte, hanno creato molti contropiedi,
per unire fortemente, grazie a me e Mattia comunque siamo riusciti a tenere bene la difesa. Vero. Però Freddy e Antonio ci hanno creato tanto e ci hanno permesso con Marzo di vincere la partita con grande qualità. Sì. Ok, allora adesso arrivano le semifinali, finalmente ritorna il tuo muzzico di fiducia. Che cosa ti aspetti da queste ormai scorci di partita che mancano? Vabbè, ovviamente salutiamo Ennio perché ci fa dispiace, comunque era un giocatore importante per partecipare con lui, però ritorna Carlo e finalmente forse possiamo veramente puntare a vincere, perché oggi si è sentita la mancanza di Carlo. Va bene, in bocca al lupo, ti auguro il meglio.